Eh no, Maria, io questo non lo accetto. Secondo il trattato di Tordesillas, il Brasile è dalla mia parte. Ai, madre mia! Essa es la ligna, vale? Es vertical. Essa parte chi del mondo, esto de España. Essa parte chi, non importa, periferia. Portanto il Brasile è mio, e sta desta parte da linea. Oh, Deus, due potenze coloniali brutte e cattive si stanno contendendo le mie risorse. Mi viene da piangere, ma non di gioia. Senti, non ho capito come tirate le linee in Spagna, ma il Brasile è mio. Vale, preguntamos a sua santità. La Madonna fa le grazie, i cartografi no. Quello che della Spagna è mio e quello che del Portogallo è mio. Potete tracciare tutte le linee che volete. Amen. Trullalero, trullala. Cos'è quello scoglio che si staglia nel bel mezzo del Pacifico? Sarà l'ennesima landa desolata abitata solo da pinguini. Per essere uno scoglio è bello grosso. Sarà grande quanto il debito pubblico italiano. Questo è continent shaming. Ho scoperto un nuovo continente. Non l'ho fatto apposta. Devo appropriarmi immediatamente di quel territorio. Io non compro niente. Il mio nome è Australis. Terra Australis. La Terra Australis è un leggendario continente sito alla fine del mondo che abbiamo inventato noi greci. Sono un fottuto genio. Nuova Olanda suona molto più meglio. No, ma scusa, ma come ti permetti? Hai chiamato anche le tue colonie americane New Netherlands. Fantasia non pervenuta. I Paesi Bassi sono una cosa, l'Olanda l'altra. Ignoranti. Bibidi bobidi boo, ora sei una colonia britannica. Zona confusa. E adesso ti chiami Nuovo Galles del Sud. Zona ancora più confusa. In realtà sono io il continente alla fine del mondo. Ma questo non lo sapranno mai. Paura. Oops, I did it again. Ho scoperto un new land. State circonnavigando il globo terracqueo per uscire ad invadermi? Sono così green. Prendere low cost fa poco epoca coloniale, vero? Buongiorno Maria, buongiorno palinsesto. Mi chiama Otearoa, che in lingua maori significa terra dalla lunga nuvola bianca. Forse vi ricordate di me perché sono la terra di mezzo dove hanno girato il Signore degli Anelli. Tu tienes un nombre re poetico. Nuova Zelanda è più facile da ricordare, ora ti chiami così. Perché l'hai chiamata come una provincia danese? No, scusa, io sono una provincia olandese. Vabbè, si dice Paesi Bassi. Ah, questo fatto che non avete fantasia coi nomi parte proprio da lontano, vedo. Danimarca, abbiamo delle province omonime? No, dai, è troppo togo, facciamo flick e flock. Wingardium Leviosa, ora sei una colonia britannica, darling. Regno Unito, se non la finisci, tabu qua, bacchetta. Io zona ancora confuzza. Non ho idea di che cosa stiate parlando. Ai, madre mia, Alaska. Non fare la finta tonta. Zona confuzza. Dici dov'è questo passaggio a nord-ovest? Habla, por favor. Fai presto che l'India non si colonizza da sola. Mandate un po' a colonizzare Chiaraferragni. Man vedi questi, oh? Il passaggio a nord-ovest. Magadda, vero? Ma mica esiste, è una supercazzola. Ma che vi siete fumati? Io nel frattempo inizio a piantare la mia bandierina in Canada. Excusez-moi, moi je suis français, ben allons. Royaume-Uni, ci vediamo a Waterloo. Perché ogni volta deve finire con una guerra fra francesi e inglesi? Moi je sais pas. I don't know. Che pizza sto bilinguismo però. It's so annoying. C'est vraiment ennuyant. Scusate, non ci posso fare niente. No, 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 no. Non ho nessuna intenzione di diventare inglese. Sorry, ma non sorry. Adesso pausa quella baguette. Se va, se va. Divento una colonia britannica, però resto cattolico. Continuo a parlare francese e non ti ridò la baguette. Allora, ça va? Quebec, se non la finisci, ti vendo agli spagnoli. Hola, soy la California e soy mexicana. Vale? Tengo también el Texas. E mucha otra cosita. Ma ho anche dei difetti. Ho comprato un isolotto di M per 4 lire dagli indiani. Buongiorno Maria, buongiorno palinsesto, sono l'isola di Manhattan. Però adesso mi chiamo New Amsterdam perché sono olandese. Sì, lo so, si dice Paesi Bassi, non rompete. Ci sono più europei in America che al sabato pomeriggio alla Lidl. Nascondiamoci che stanno arrivando i portoghesi. Avete visto l'India? Gli devo dire una cosa. Oh sì, l'ho vista, andata da quella parte. Quale parte? Basta che seguite il mio dito medio. Bello, eh? Ai, madre mia, India, quanta maleducazione che tienes. Regno Unito, mi hai rubato New Amsterdam?
Breaking news! Sono diventata una colonia britannica. Adesso mi chiamo New York. Non vi dice niente, vero, New York? Che cazzo la conosce New York? Voi europei non avete fantasia. Il Regno Unito è bello, ma non ci vivrei. Guarda i morti di fame che dichiarano l'indipendenza. Dai, lanciamogli le molecche di pane. Regno Unito, ma come ti permetti? Guarda che io un giorno sarò il paese più forte del mondo. Rimarrai comunque morto di fame in sight. Tu non sei l'Ucraina, vero? Chi ho invaso stavolta? Sono l'Alaska. Non voglio confinare con il Russia. Se mi tengo l'Alaska avrò gli europei che mi vogliono attaccare da una parte e gli stessi europei che potrebbero attaccarmi dall'altra. Sono confuso. Germania? Cosa succede? Bisogno di soldi? Quando mi dici che sono una nazione immatura e devo smettere di comportarmi come i bambini? Italia, te lo dico ogni 5 minuti perché noi tedeschi siamo pesanti. Sei una nazione immatura e dovresti smetterla di comportarti come un bambino. Brava, quella cosa. Quindi no, continuerò a fare lo scemo. Portogallo! Che vuoi? Di solito giochi con la Spagna. Non fidate mai a me. Hai ragione, sono una brutta nazione. Mi chiedevano, come si dice in portoghese? La farmacia rimane aperta fino alle 8 di sera. Una frase così innocente. Non sospetterà di nulla. Portogallo, no, che sponda che è una trappola! La Germania. Non vedo cosa ci sia di diabolico in una frase così innocente come la farmacia rimane aperta fino alle 8 di sera. Non ci vedo proprio niente di malvagio. È una frase molto banale. Comunque in portoghese la farmacia fica aperta até 8 da tarde. A noite. Ma è vero che in portoghese non esiste la parola sera, dite direttamente notte come cala il sole. Potresti ripetere l'inizio perché non ho ben capito il rimane aperta. Taglia, sei davvero un gretino. È bello sapere l'italiano, da almeno anch'io posso ridere di queste cose. Farmacia fica aperta. Fica aperta. Lo dico bene, fica aperta. Può ridere di queste coincidenze, sono una nazione neutrale, però mi fa ridere, fica aperta. Vedevo così tanto dal video sul cazzo di Spagna. Fica aperta. Terza persona singolare del presente indicativo del verbo ficare. Io fico, tu fica, scegli fica. Farmacia fica aperta. Mi stai dicendo che c'è proprio il verbo ficare? Ma che davvero? Perché io non ho il verbo ficare, scusate? Dante, cos'è successo? Voglio il verbo ficare in italiano. I verbi più usati in portoghese. In italiano si traduce in base al contesto. Tipo, ti può chiedere hola, tudo bem? Tu puoi rispondere fica, tutto bem? Sì, sta tutto a posto. Sta tutto bene? È bellissima questa risposta. Veramente quando mi chiederanno come stai, risponderò solo sì, fica tutto bene. La lingua è bellissima il portoghese, ragazzi, altro che lo spagnolo. Io credo che in algún lugares de America Latina hablan fica abierta. Es más común hablar está aperta. Intendo perché è tan divertido fica. La fica. Pierde il fico. Brutto. Come? E Spagna, non te posso spiegare che significa, perché sennò TikTok mi mette e taglia le perorsi. Un verbo molto utile. Tipo, tu perdi qualcosa e puoi chiedere onde fica? Penso, di dov'è? Oppure anche per indicare un luogo, no? Puoi dire Lisbona fica in Portogallo. Perché fica lì. Senso, si trova lì. Fica in Portogallo, sto morendo. Niente, da domani si va tutti a vivere in Portogallo. Fanno gli euro. Modestamente io sono una nazione inclusiva e sono donne tanto quanto tutte le altre. Voglio dire, io sono mica la Spagna. Ai madre mia, Portugal, quanta maleducazione che tienes. Eh no, Maria, però, Adesso perché uno fa una cosa poi tutti devono subito copiarla. Ma non ho capito, Portogallo, non ce l'hai una personalità? Ma vedi questo? Il guarda Portugal, che brava nazione. Capito Italia, Polonia, Ungheria? Questo sì che accettare diversità, non come fai. L'ideologia gender non mi avrà mai. Bruciamo tutti gli arcobaleni. Io sono Giorgia, madre cristiana. E soprattutto io sono normale. E no, signora mia, io queste cose promiscue non le faccio. Perché io sono un paese serio. Ci tengo le mie radici cristiane. Io difendo le pesche, e volevo dire, io difendo la famiglia tradizionale. Non voglio mica diventare come la Francia, che non si capisce più se quelli sono uomini e donne tutti effeminati senza bidè, signora mia, qua ci invece poi adesso. Po, po, ro, po, 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 po. Guarda gli europei che si stanno frocizzando.
Io non ho parole, guarda. Non avete nessuna vergogna. Questi venderebbero pure sua madre per 5 lire, te lo dico io. Non c'è più religione, signora mia. And excuse me, Russia. Se permetti, noi europei siamo progrediti. Voglio dire, io sono progredito, poi gli altri europei ci stanno provando, poverini. Stanno facendo del loro meglio. Però prima di tutto dovrebbero lavorare sul essere meno poveri. Perché è la povertà che porta all'ignoranza, my darling. Quindi quanto te lo devono mettere dentro per essere progredito? E chiedo per un mio amico, Io queste cose non le faccio. Turchia, l'hai toccata pianissimo, Ma non vi vergognate? Ma io sono indignata, È proprio vero che questi occidentali hanno una scala di valori incomprensibile. Parla per te, Cina, a me queste cose inclusive mi piacciono. Dei come fin di odore! Zono confuzza. No, davvero, qualcuno mi spiega? Davvero avete dato la stessa edizione dei mondiali a Spagna e Portogallo? Cosa potrebbe mai andare storto, signora mia? Ai, madre mia, Portugal, tu sabes jugar a football? Io non lo creo. Neanche tiene stadio. Tengo questo, però. Se vinco, mi ridai la Galizia. Ma a sto punto non potevamo fare Italia, San Marino, Vaticano e Canton Ticino, scusa. Stavo pensando di ospitare i mondiali, ma non di partecipare. Per lasciare una chance anche alle altre nazioni di vincere. Livello di umiltà me la prati proprio. E in 7 anni possono succedere un sacco di cose brutte. Strano che gli organizzatori del mondiale abbiano pensato che ci sarà ancora qualcuno di vivo fra 7 anni su questo pianeta. Che inguaribili ottimisti. Sono già uscito dall'Unione Europea. Se mi girano le borse esco anche dalla FIFA. Pronto? Benvenuto nel call center del 112, sono ChatGPT, come posso aiutarla? Presto, mi passi i pompieri, è un'emergenza. Scusi, sono un'intelligenza artificiale, di che emergenza si tratta? Ha provato a spegnere e riavviare il dispositivo? Uno scellerato! Ha usato bruciare il mio libro sacro! Ma che pompieri, mi passi l'esercito! E questo libro sacro si trova lì con lei? Me lo può mica passare, così gli chiediamo come sta? No, è il libro di mio cugino che sta in Svezia. Allora perché hai chiamato il 112 portoghese, scusa? Ma da me che vuoi, io te posso cantare un fado? Adesso ci mettiamo a bruciare i libri, Svezia. Oh, di, ma io sono un paese libero, brucio un po' quello che voglio. L'hai farcito di bacon e gli hai dato fuoco. Ma che davvero? Era questo l'odore di grigliata che sentivo allora. Il nuovo Crispy McCoran. In Svezia ognuno è libero di esprimere la sua opinione nel modo che ritiene più opportuno. È la libertà di pistola, è la libertà di parola. Grigliare testi sacri sarebbe libertà di parola adesso? Zono confuzza! Vabbè che lassù voi mangiate male. Però a carta stampata se beve l'unto, poi te rimangono tutte le dita appiccicose. Non penso che il problema siano le proprietà organolettiche delle sure coraniche. Vera Albania? Dovevano usare la carta forno. Quella è fatta apposta. L'unto non so, magna. Qualcuno non entrerà nel club esclusivo degli amici della NATO. Spiace. Se una nazione brutta e cattiva dovesse invadere la Svezia, il suo sederino d'oro rimarrebbe scoperto. Sbaglio, non è la prima volta che in Svezia bruciano libri. Sì, era già successo. Ma l'altra volta è londanese che era andato in Svezia per bruciare un libro. È un complotto, signora mia. Però stavolta quello che ha bruciato il libro è un iracheno. Un iracheno che sta in Svezia. Sì, tipo rifugiato politico. Ma quindi se è iracheno, scusa, o corano lo sa leggere. Non lo so, io so la Lettonia, l'arabo non lo so. Beh, però sei russo. Che c'entra il russo col corano, mo? Era tanto per fare due parole. Sì, vabbè. Svezia, fidati che questa cosa della libertà di espressione ti si ritorcerà contro. Cara Svezia, nell'Oxygen c'è già un gulag col tuo nome. Qualcuno pensa ai poveri bambini palestinesi? Perché nessuno pensa ai bambini palestinesi? Ah, famo diventare un mazzo dei fiori. Diventerà un selfie su una lastra di marmo. Cara Svezia, la prossima volta che le tue amichette dell'Eurozona ti vedranno, sarai in chiesa col parroco che ti chiama per nome. Non so se sono stata spiegata. Sì, quindi adesso mi sono tirata via 1 anno. Te sei fissata con la chirurgia estetica, eh? Hai finalmente abolito quel vetusto sistema anagrafico che hai copiato da una mia antica dinastia? Come 3/4 della tua cultura coreana? Corea, Giappone. Se vi fa così schifo avere gli occhi a mandorla, potete anche andarvene a stare in Australia, eh. Nonni!